Eccomi, la santa. Ecco qua, ti accomodi. Questo è mio figlio. Il tempo è determinato nel senso che volete vedere le cere solo oppure... Ma non ho molto tempo. No, no, magari rapidamente, ma no. Conte, se vuole un consiglio, cominci dalle cere. Allora cominciamo dalle cere. Cioè io per esempio vedo che... Viene voglia di farti così. Vedo lei da 5 minuti, vedo no, lei io sono un minuto. Mi viene. Quindi ho un istinto fisico che precede quello razionale. Non solo, ma proprio in quanto io sono un uomo e lei è una donna, e tu sei un uomo. Io ti parlo per ore e ore, magari ti divento anche amico, parlo. Ma dopo 20 secondi, se una mi piace, la voglio carezzare. Quando vedo Rosy Bindi, no. E mi dispiace per lei, cioè nel momento in cui io la tratto non da donna ma da persona, capisco che lei si sente diminuita perché è come se fosse un uomo. Quindi se tu guardi una donna perché ti piace, consideri il di più che lei ha. Se la consideri come se fosse lui, a quel punto la mortifichi. Aine, aine, ho voglia del tuo corpo che è giovane e bello, al diavolo la tua anima, ne ho abbastanza della mia. Ora una che viene tutta tirata con gli orecchini, il trucco, le labbra, il rossetto, gli occhi, cioè, guarda la mia anima, dov'è la tua anima, scusa, c'è dietro un chilo, hai capito, tutto così teorico, no? Io da ragazzo facevo come te, non credo che ci fosse molta differenza. Allora qui siamo, raccontateci un po' nella... qui siamo arrivati nello studio di mio padre, qui la parte di D'Annunzio, molto amici di D'Annunzio, sono tutte lettere dirette a lui che vanno dal 1900, dalla guerra 15-18 fino ad arrivare al 29. E D'Annunzio era innamorato dei sardi, perché i sardi erano coraggiosi. Infatti, che è esattamente la sensazione che ho avuto io quando sono venuto qua la prima volta candidato. Che ci fosse un temperamento. Mio carissimo Nino, grazie delle fraterne parole. Ho sempre nuove occasioni di esaltare il mio amore per la tua terra e per la tua gente. Bellissimo. E questo è? Questo è lui, mio padre. Nino Villa Santa, questo, che era super decorata con un'unità della... medaglie d'argento a Tutospiano. Questo è sempre D'Annunzio che dedica al Duca d'Aosta questo, e parlando sempre di Oriens, perché lui, per lui la questione soprattutto era l'Est, che essendo stato portato via a noi, perché tutta la zona d'Almazia che spettava a noi gli erano portata via, ecco che lui poi si era inferuscito. Qui se la dedica. Queste sono tutte dediche D'Annunzio, dediche al Duca d'Aosta. Ma lei è sardo fino a un certo punto? È nato sardo. A Firenze. Ecco, si sentiva un po' là. Nato a Firenze, però vivo in Sardegna da 50 anni. Perché io sono in Marina, la famiglia è sarda, anche se ha avuto di questo. Lui ha più la piega d'accento sardo che lui. Sì, beh, sì, sì. Più barbaricino. Cimeli della famiglia Bonaparte. Questa è la collezione dei scienze. Impressionante. Devo dire che questa è sorprendente. È la più grossa d'Europa. Ci sono pezzi piuttosto interessanti a considerare, non soltanto questi. Che no, poi l'ha messa in modo meraviglioso, bravissimo. Sono un po' troppo fitte questa parte qua. Dovremmo cercare. Dovremmo cercare. Questo è lo zumbo. Quello è il zumbo, sì. Vieni a vedere lo zumbo, figlio mio, amico. Riesci a vedere anche il topolino che sta sulla gamba. C'è tutto. Macabro al massimo. Questo è a Mannate, quando a Firenze in piazza della Signoria ha fatto la fontana del Nettuno. Sono i bozzetti. Zumbo. Questo è sempre Zumbo e questo è Zumbo lo stesso. Questo è San Gerolamo nella grotta, qui, e questo qui invece vediamo il Bonis. Il Bonis è morto nel 1570. Benissimo. Adesso? E questa serie qua me la spieghi bene? Questo è il mercato messicano. Sono tutti messicani? No, queste sono fatte a Firenze. Sono per Città del Messico. Io stavo comprando le 6. Ma ce ne sono d'altra parte. Ce ne sono. Perché questo qui sono... Però non solo c'era questo. Questo tutto c'era la cera. I vestiti sono di stoffa. Qui sono no, perché invece le ho viste simili questi a queste. Sono i portatori. I portatori, un venditore, due acquirenti, e da questa parte abbiamo gli altri venditori e gli altri acquirenti. Vieni a vedere. Eccoli. Questi sono io ne ho vista una medesima serie fatta però in terracotta o gesso. Non in... E questi sono gli acquirenti. Che sembrano sardi. Beh, in effetti il meridione da sempre di Sardegna in Spagna. Questi? Quel Cristo là, il Cristo questo, sì. Questo
Parlo forte. E qua sotto, le tre grazie. Questo è formidabile. Sì, l'abbiamo messo lì a paragone con quello del Susini, che è messo da quell'altra parte, sì. Per vedere un pochettino la differenza di interpretazione della spirituale e la sofferenza fisica. Uno è il Redentore, quello del Gian Bologna, e questo è il Susini, la sofferenza fisica, la sofferenza che sta trapassando fisicamente la vita. Tiziano, aspetti. Questo qui è sempre Susini. Susini, meraviglioso. E quello che poi ha fatto le cere anatomiche, lui, anche lui è simpatico per questi caratteri. E ha fatto anche la vita dell'uomo che l'ha. E questa invece è molto bella, più amica del 500. Questo è di gran qualità. Ma ci sono come bravura, questa che è del 700, e sono i fiori, tutti quanti fatti i petali, e i mughetti lassù in alto. Martinez! Anzi, li chiamano, anche qua ci sono altre. Quindi che ti chiami, che ti... Vabbè. Guarda la qualità di questa fiammiglia. Ciao, bellissimo. Questo è del 500, San Paolo Apostolo che parla ai gentili. Guarda, sono nero, tutti quanti fatti attraverso gli occhi, la borba, i baffi, tutto quello che ci avevano. Oggi le persone fanno un segno vago e non ci mettono niente. Allora, questo qui, può puntualizzarlo, questo è Pio VI Braschi. Pio VI Braschi. Braschi. E lui. E lui è nato tipico. È bello anche l'allestimento che ha fatto, queste vetrine neogotiche. Adesso l'ha fatto suo padre, l'ha fatto lei. No, no, questo qui l'allestimento, queste due vetrine c'erano già. Io ho fatto fare invece questa vetrina, perché ovviamente due non mi Ciao, dove finisco? Adesso. Questa io non vedessi sapete. Queste qui, 1530. Sono questo è Valentino Belli, è Vincenzo Belli. No, aspetta, questo qua è la morte di Isacco. E queste quattro qua sono invece di questo artista nato nel 1530, il quale non aveva gli occhiali e faceva queste opere a mano, il Mazzafirri, nato 1530. Al tatto. Adesso spengo e faccio vedere la Via Cruce. Aspetta un secondo però, se non abbiamo visto. Sì, sì, ma questo è l'ultimo dei medici. In alto, la Via Cruce, è un'opera del Piamontini. Il Piamontini? Piamontini, morto nel 1739, a cui punto si comincia con la flagellazione. E l'ha scelta lei questa illuminazione? Questa illuminazione sì, l'ho fatta. Però bisogna effettivamente rinforzare ancora di più le vanille, okay. Perché sono scurissime. Ciao. Sì, sì, perché così hanno la luce radente e poi hanno anche un loro misticismo. La Via Crucis del Piamontini. Però se c'è della luce vi vanno ancora due cose. Ma questo è Sagrestani, siamo sicuri? Questo è quello che il dall'asinio si capisce. Questo è il Carobbi che ha fatto questo studio precedente. Il Carobbi aveva una fabbrica di candele a Firenze e faceva praticamente la collezione delle cere. Soldani Benzi. Soldani. Questo qua, questi colori sono del 600. Ed è una cosa meravigliosa sotto l'aspetto che, vedendo praticamente i colori come si sono conservati, è una cosa stupefacente. Le famose promesse di matrimonio si mandavano anche questo. Hai visto poi? Vieni a vedere Stefania. E questo è una invenzione cristiana che deve far pensare che l'uomo è destinato. Questa è la madre col bambino e col padre, e l'altro bambino, tutta la famiglia nell'aldilà, dalla parte della morte. Impressionante, molto bella. Bella, illuminata bene, poetica. Questa è la sala del trono di Eleonora d'Arborea. Dov'è? È questa qua? Questa. Come fatto il giornale, cioè questa come spazio è abitato qui dal 1583 all'88.
perché sono gli anni in cui lei, avendo avuto la sofferenza della perdita del marito, perché il marito gliel'hanno portato via. Allora è 1383. Certo, 83. Allora 1383 all'88. Io non la conoscevo, non c'è un progetto. Beh, è una bella sala di politica, c'è una politica che sono un ambasciatore del tese sulla mia. Ha avuto effettivamente il primo governo che ha avuto sottosegretari, fra i quali c'è anche il futuro Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, Industria e Commercio. Armando Lì. Alberto, sai che c'ho i quadri della Re e di Mussolini? Stavo dicendo, guarda la somiglianza impressionante con Jane Stewart, sia qua che nelle foto. A Maria d'Aosta. I conti della Marina Militare, io della Marina. Giovanni Carlo. Questo è Giovanni? Questo qui è l'ultima parte della guerra, cioè effettivamente la folgore che va praticamente in Africa, all'Alamei, questa è la sabbia di Alamei. Ed è la stanza di Martino il Giovane, il famoso vincitore della battaglia di Sadduri, quello che in 25 giorni è stato messo in knockout, dalla famosa bella di questa. Però vedi che bell'aria che arriva a Sadduri. Che a Trieste sono arrivati dal mare con gli audaci, per cui hanno dimensione delle bandiere a marina, perché sono sbarcati i bersaglieri dalla caccia torpediera audace e hanno occupato la città. E allora ecco che qui abbiamo il secondo elemento importante, questo è il bollettino della vittoria, l'originale, firmato da Diaz. Qui è D'Annunzio che scrive a mio padre, dato che la mia famiglia ha perso 6 persone in guerra, fra le quali quel ragazzo che ha dato il nome, prima alla caserma del poeta a Cagliari, Versero, però lui è stato esaltato da D'Annunzio. E quindi ecco questa lettera di D'Annunzio a mio padre, dice: la tempesta si addensa se attendi il primo tuono, gli ultimi saranno i primi, è il titolo della pagina che io voglio scrivere. Ricordami ai camerati, ti abbraccio con tutta l'anima, è bello e fatale che l'epiteto santa sia legato al nome di una gente come la tua. E questo è quel ragazzo che è morto l'ultimo giorno di guerra. Suo padre era morto sull'altipiano dei Sette Comuni, Brigata Sassari, questo, ed era maggiore Riva. Allora, il figlio scappa di casa per arruolarsi, guadagna la sua prima medaglia d'argento, muore il 4 novembre del 18. Le altre cose che non si becchiano regolarmente. Sostengono dopo come ecco il sovrintendente regionale universale Paolo Scarpellini di tutte le guerre, ecco, in questo caso il cielo, il figlio Scarpellini, Ettore Gasperini. Abbiamo anche una divisa di un Garibaldino, diciamo. Sono le due, sì, più e dietro. Oggi è 6, no? Cioè come numero di mese è 6. 24 o 23? Cosa 23. 23. C'ero anch'io. Guarda questo, laggiù, Gemma.
Questo è lui. Questa è una scultura di lui. Scarpellini. Questo come bravo. E la storia che hai raccontato qual è? Diciamo che da un po' storto dove sarà perso. L'ha fatto lui. Perso. Stavo dicendo lui. Stavo dicendo che c'ha delle forme simili a Ragonese. Non è antico. Guarda qua. Dove vediamo le altre cose tue? Nel suo studio. Andiamo, la macchina, andiamo. Grazie della vita. È stato allievo di Antonio Amore. Antonio. Hanno fatto una cosa fighetta scegliendo dove, quale? Hanno fatto una cosa solo di consultente amici da casa tua, un artista, guarda questo quanto è bello. Questo ce l'ha? No, sì, ce l'hai, però dai, tu me l'hai dato, guarda questo, guarda questo. Nella mossa hanno l'ispirazione anche quella con confusione là, guarda, ho detto quella di fronte a te. Carpellini, allora rimani in contatto con loro che secondo me è giusto anche nel percorso turistico, nella promozione, qualunque cosa possa fare la sovrintendenza, perché essendo aperto. No, gli ho anche detto che insomma c'è possibilità di fare un progetto condiviso e concertato. Mi dice editore. Non confondere con l'epoca. Grazie. Guarda che meraviglia anche il tipo, vedi, di tessitura. Troppo rischioso. Bravo, bravo. Fa piacere comunque l'ironia. Di lui e la moglie. C'è un bruttissimo vetro. C'è un brutto vetro antireflesso. La mettiamo a Palermo. Non me l'ha mai venduto. Difficilissimo. Ma che supporto è? Fa questo per carta e beh, il vetro lo rende così. Un brutto vetro, perché è troppo, sì, ma se vedete l'altro, l'altro, l'altro è ancora peggio, vero? No, non peggio, ci si specchia qua. Infatti anch'io uso questi vetri qua, è molto notevole. Vetro. Vai in aiuto. No, lo so, perché ho lo stesso problema, però quando c'è il colore... Se si usano toni... Cosa dice qua? Illi minchi in fogu. Sono alcuni passi della carta di Roma. Io ricordo anche ironicamente un po' inventati. Lì vuol dire mi hanno messo sul trono questa fascia qui. Sì. Mi ricordo anche quell'opera, l'ultima opera della mostra. La fase, diciamo, anche ludica dell'architettura viennese dopo la secessione è fatta da un pittore molto famoso, si chiama Unterwasser, che ha trasformato questa felda città in cose tutte tipo Gaudì. Che ha naturalmente fa inorridire gli storici dell'arte seri, e che però invece il pubblico quando arriva là va a vedere, perché è l'applicazione, anche se lui è più bravo ancora di Unterwasser, dell'arte all'architettura, per cui non c'è l'architettura, c'è l'artista. Occasionalmente sono spazi abitati. Unterwasser, allora ha fatto delle montagnole, poi le colonne tutte come le sue, non sono mai colonne regolari, sono di torzolute, tutti incazzati, dice, ah ma che roba volgare, invece la gente va lì, c'è al bar, felice, perché lui ha applicato questo divertimento, anche commerciale alla fine, dell'artista che in fondo è più festoso che l'architetto, l'artista, lui ha fatto lo stesso. Quindi questo non è pittore, è scultore. Esattamente.
Quindi tu hai il compito di ricordare. Molto criticato dagli esperti. Certo, perché no, ovviamente. Sempre così che si sposta alla legge costruzione. E qui guarda come hai intavolato. Gusto naturale in questo. Andiamo. Senti, fai una ripresa di questo, che è proprio bello. Questo è bellissimo, questo, vedi? E questo è irregolare. No, di fiume. Questo è fatto proprio con senso artistico. Ecco, esatto. È una architettura espansa. Ma è bello. Ma è bello perché si ripresa. Bisogna fare un ticket per San Luri. Il castello e la casa dell'artista. È vero. Quando uno viene il castelletto. Il castelletto. Ticket. Dov'è? Al Carpellino. Il ticket di San Luri, il castello.